ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Stumble Guys. Oggi andiamo su Barbie Dream Dash perché voglio svelarvi tutti i trucchi per vincere le partite, o meglio, i trick per vincere ogni partita di Dream Dash. Mi raccomando, mettete subito il codice Sparks in fondo al negozio per supportarmi, ma anche solo per avere la fortuna di spinnare qualcosa e trovare qualcosa di epico. Ma soprattutto vi raccomando, date un'occhiata a questa offerta gemme da 4000 gemme a 10 euro, perché è un'offerta veramente interessante, dato che 20 euro sono 5000, quindi ci sta come offerta, molto bella. Dato che siamo su Barbie Dream Dash, abbiamo ben 10.000 Barbie token, andiamo a comprarci qualcosa, andiamo a shopparci una delle skin. E io vorrei prendermi proprio lo Sparkle Ken, perché è quella che avevo anche nella beta. Quindi direi di subito di sbloccare il Ken Sparkle. Ed è fatto. E andiamo adesso a fare... a 2000 mi sono rimasti. Ci sono missioni nuove? Ok, ci sono anche delle missioni nuove, quindi potremmo arrivare anche quasi al Sasicciotto. Guadagna 20 trofei, ottieni 25 gettoni nello Stumble Pass, gira una ruota. Vabbè, gira una ruota, lo facciamo al volo, facciamo una bella spin di ruota che abbiamo qua in fondo gratis, vai. Che tanto non troveremo nulla. 150 gemme. Ah, scappate. 5 gemme. Yeah, il meme continua. Le 5 gemme forever. Ok, facciamo la seconda spin adesso. Vediamo se esce qualcos'altro di interessante. Almeno sulla seconda spin. Ora esce 15 gemme. Ha un gettone, ancora più fedente. È proprio lo schifo dello schifo. Ma intanto abbiamo fatto una missione, almeno dai. Almeno quello, quel piacere della missione. Andiamo a 1600. Ci riscuotiamo 20 gemme, dai, almeno qualche gemma in più l'abbiamo fatta. Allora, dovremmo arrivare a 2100 per farci questa stellina. Ho visto che ci sono molte persone con la salsicciotto, secondo me stanno usando le mod. Come hanno fatto 3000 punti, obiettivi, missioni in 3 giorni? Se il massimo credo sia 300, non credo sia 1000 il massimo. Non si possono fare 1000 Stumble Tokens al giorno. Ci vorrebbero 4 giorni pieni per farli. Può essere che l'ho saltato io, forse da oggi in poi si dovrebbe poter sbloccare in teoria il salsicciotto. Quindi quelli che già l'avevano da ieri, secondo me usavano le mod. Comunque, andiamo a farci una partita su Barbie Dream Dash. Tanto è inutile farla con i bot. E cercherò di spiegarvi un po' di cose. Qua che dobbiamo fare? Ah, qua devo prenderli tutti io. Ho preso l'unica skin che non serviva. Ma fighissimo. Ma sono un pro player allora. Cioè, c'erano su tutte le skin, ho preso l'unica che non serviva. Quanto costano le altre? Porca palette, Barbie Fangai. Vabbè, questa la possiamo... non possiamo sbloccare niente. Dov'è Barbie? Ma Barbie normale non ci sta. Si sblocca tramite questa. No, non si sblocca. Si sblocca tramite questa la Barbie. Perfetto, dobbiamo finire questa qua. Quindi facciamo caos di Barbie. Adesso vi spiego un po' di trick in questa mappa, perché ci sono cose che dovete sapere. Anche dei bug strani. E con questa guida di Sparks, secondo me, taglierete di brutto. Innanzitutto ci sono 4 spot, ormai l'avete capito, da una parte abbiamo la chitarra. Allora vi insegno un trucchetto per andare in questo lato. Andate subito qua e scavalcate questo lato. Già avete tagliato un bel po' di strada. Poi andate qua, il giampetto tattico. Salite qua sopra. E già ragazzi siete tra i primi. Io no, perché ho ritardato un po', perché stavo spiegando un po' la situazione. Comunque preparati perché abbiamo fatto la prima ondata. Quindi da qua potete saltare direttamente dall'altro lato. Ovviamente aspettate... dovreste avere anche la marea alta. Occhio qua alle palle che arriva. Attenzione! Evitata, non so come ho fatto. Allora, qui vi consiglio di andare anche qui sopra, saltando, e andate dove c'è proprio lo scivolo. Olè! Così andate nella parte più lontana dove nessuno arriva, e arrivate anche per primi, e quindi vi qualificate quasi al 100%. Altro triccozzo che vi insegno. Io se riesco a fare quindi sto glitch, ci riproviamo, dai. Tanto il tempo dovrebbe bastare stavolta. Aspetta. È tipo un salto strano che fa qua. E invece di rimbalzare normale, rimbalza, ecco perfetto, così in alto. E andare direttamente qui sopra. Non so se mi sono spiegato. Dobbiamo andare nel pallone di calcio, quindi usiamo lo slide perché è troppo lontano, se no. Perfetto. Per il pallone di calcio vi consiglio di andare qua dove c'è il rimbalzante. E rimbalzare in questo modo, così salite subito. E mo non abbiamo niente per saltare perché hanno tolto la cosa, quindi dobbiamo andare di laterali, veloce. Ok, qualificato. Ok, già vi ho svelato 3 trick assurdi. Allora, in teoria dobbiamo andare di predict. Secondo me il calcio già è uscito, ci mettiamo qua. Così abbiamo a destra quello, a sinistra questo e davanti questo. Comunque dobbiamo essere anche furbi. A meno che non esce il calcio di nuovo, non penso escono due di fila, no? Vediamo cosa esce, 3, 2, 1. La chitarra, veloci! La chitarra vi consiglio di andare da questo lato qua invece, perché da là è molto più rischioso secondo me.
Questo è cascato. Rimbalzante, vai, perfetto. Presa, chi dà la presa? Qui un bel big jump fino a qua sotto e vi qualificate easy. Allora, adesso ci mettiamo invece da questo lato qua, perché la chitarra è uscita, ci mettiamo qua, così abbiamo a sinistra il telescopio, credo sia, non ho qui ancora, cos'è, forse la macchina fotografica, a destra il pallone e davanti abbiamo invece il cupcake. Vediamo cosa esce dopo. Oh, qualificato al prossimo round, attenzione. Ah, peccato che adesso, comunque vi ho svelato un po' di trick in questa mappa, adesso ci saranno altre mappe quindi non potrò dirvi altro. Allora, vi ho spiegato i primi trick e intanto abbiamo fatto delle missioni, vediamo un po' che missione abbiamo fatto. 25 gettoni e quindi andiamo a quota 1950. E adesso dobbiamo fare altri 10 trofei. Una partita la facciamo impersonalizzata e vi mostro anche qualche altro trick. Ci mettiamo in un solo round, così vi mostro in un solo round quante cose possiamo fare. Inoltre vi ricordo, io posso giocare Dream Dash con personalizzate, perché essendo un content creator ufficiale ho le mappe in anteprima, quindi posso farvi giocare con le mappe che ancora non ci sono. Quindi venite live su Twitch che giochiamo insieme ogni pomeriggio, tranne oggi che è domenica, quindi la domenica è il mio giorno libero di live. Adesso vi lascio un piccolo sondaggio, quindi andrò a controllare poi nei commenti se cosa risponderete. Andiamo di qua, ragazzi, qua il miglior modo è andare da questo lato e salire da questo qua, da questa parte qua. Occhio alle palle che scendono, quindi guardate sempre in alto per non farvi colpire. Poi qua o andate nelle piante oppure andate direttamente qui che c'è lo scivolotto che vi fa volare, come dicevo prima, direttamente nella parte finale. Quindi vi beccate subito sta cosa. Cupcake l'abbiamo fatta a quel lato, ci mettiamo adesso nella zona questa qua. Intanto saliamo qua sopra e facciamo i bagnini. Ah, sono cascato, niente, mi hanno spinto. Arbitro, usciamo dall'acqua, c'è uno squalo. C'è uno squalo, uscite dall'acqua. Oh, chitarra, attenzione, perfetta. Quindi si tryhard, perché noi andiamo direttamente qua. Ma come ha fatto a colpirmi una palla? Da dove? Ah, da là, ok, niente, niente. Ma è una gioia. Vabbè, primo rispetto a tutti. Adesso andiamo invece nella zona cupcake, perché la chitarra è uscita, quindi ci mettiamo qua. Almeno siamo vicini sia a questo spawn che a quell'altro. Oltre alla beta che uscirà invece il 17, cioè domani, che dovrebbe uscire, anzi, perché io dico dovrebbe, perché poi sai le cose cambiano. Ma che sus, la cam si sente dietro sto pa... Oh, è uscito il coso, non me ne ho accorto. Permesso? Qua possiamo saltare da questo lato. Buoni, buoni. Guarda che cosa abbiamo fatto qua con questo trick assurdo. Mo ci andiamo di qua e consegniamo subito. Troppo forti, raga. Troppo forti il God Sparks. Comunque, stavo dicendo, sto per lanciare una challenge, ragazzi. Una challenge a tema cibi americani. Quindi, mi raccomando, tenetevi pronti. Ma soprattutto voglio sapere se vi piacerebbe a voi la challenge con i cibi americani. Pallone da calcio. Pallone da calcio, secondo me. Se stiamo da questo lato, andiamo velocissimi così, saltando sui castelli di sabbia. O torrette di sabbia. Qui possiamo passare direttamente qua, con un bel jump. E consegniamo, adesso ci mettiamo qua e attendiamo il prossimo. Quindi preparate, perché ho delle patatine o bevande e robe del genere, dolci a tema americano, che non potete nemmeno immaginare. Vi dico solo una cosa, un piccolo spoilerino. Ho le patatine del Whopper del Burger King. Cioè, patatine al gusto Whopper Burger King. L'avete mai provate? No, perché sono cose che solo Sparks può portare. Quindi probabilmente nei prossimi giorni uscirà questo video, preparatevi. Le patatine al gusto Whopper del Burger King sono solamente una delle tante cose che ho in quello scatolone pieno di dolci e snack americani. Quindi non perdetevi l'occasione di mettere questa campanellina attiva, perché se no vi perdete veramente una delle challenge più belle di questo canale. Tra l'altro ho visto che ci sono anche delle patatine al gusto kebab che voglio provare, probabilmente lo faremo il prossimo mese. Quindi preparatevi, perché non... Madonna, l'avete mai mangiato voi le patatine al gusto kebab? Poi vi darò anche il link per vedere anche dove comprarle, perché non è che si trovano al supermercato, si trovano in delle cose particolari. Quello sta scendendo là, io uso i trick, non vado da qua, vado sulla palma. Attenzione, Sparks contro bot! E la vince lo Sparksone! Andiamo a farci qualche spin invece, non abbiamo fatto spin oggi? Ma io direi di sì. Oggi abbiamo ruota speciale, ruota mustache e ruota rosa. Ma potremmo fare la speciale da 1000 gemme. Ma ne faremmo una di questa. Oppure facciamo 10 di questa, che è per provare a prendere il mustache. Anche qua però c'è stato del mustache che mi manca. Quindi 1000 per una skin contro 1000 per... mi sa che mi manca il Golden Sensei
L'orbit. Forse conviene fare questa qua perché me ne mancano di più. Dai, ragazzi, proviamo, dai. Proviamo a fare la ruota speciale una volta per tutte. Non l'ho mai fatta. 1000 gemme. Potrei trovare una skin che finalmente non ho. Spero sia una speciale perché di speciale me ne mancano tante. 3. Porca paletta, mettete un bel mi piace in questo momento e portatemi fortuna, raga. Via. Madonna, 1000 gemme, non l'ho mai fatto uscire 80 gemme così una volta, aiuto. No. Però il ninja copter non ce l'avevo. Mi è costata 1000 gemme. Comunque mi è costata meno di quando ho fatto le spin una volta. Ninja copter, comunque a un passo dall'orbit. Signor orbit, ok, lei non vuole uscire. Prima o poi la troverò comunque. Poi chi mi manca di questa qua? Il golden sensei. Ma queste si trovano tutte nella skin, quella là da 5 gemme, che trovo sempre 5 gemme. Eccetto il Barbie fangai, che dobbiamo tryhardarlo con i Barbie token. Ma come facciamo con i Barbie token? È impossibile prendere sto qua. Non sarà facile sbloccare tutte le skin, tra cui la skin da 12.000 vogliono. Che l'unica skin che ho sbloccato io è l'unica che non serve. Loro vogliono 1, 2, 3, 4 mi sa. Oh no, forse le vogliono. Aspettiamo un po', le vogliono. Ah no, vogliono solamente la Barbie Sparkle. Una delle Barbie Sparkle. Qual è? Quella che costa di? Quella che costa di più? 12.000 Barbie token. Ovviamente, ovviamente. Quindi vogliono 12.000. Più 6.000 andiamo a 18.000. Più 4.250 andiamo a 22.250. Madò, più tutte le partite. Ma come facciamo a 22.250? Contando che in ogni partita facciamo di media 80, dai, 100 no, perché se 100 se ne dobbiamo vincere tutte. Facciamo 80-70. Facciamo 22.250 diviso 70. Dovremmo giocare 317 partite e fare almeno una media di 70 Barbie tokens. E se non fate una media di 70 Barbie tokens, sono anche di più. Buona fortuna, ragazzi. E poi mi dicono che è tutto nella norma. Comunque, fin quando non metteranno più cose per fare i Barbie token, io, ragazzi, non farò questa missione. Mi dispiace. Mi ribello perché veramente è una macchina sfida sordi. Perché l'unico modo per completare queste sfide è soltanto con lo shop sfrenato. E se shoppate sfrenatamente, codice Sparks. Ragazzi, like, iscrizione e noi ci vediamo su Twitch. Bella!